Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale, lo vedo che guardate i video e non vi iscrivete al canale. Ragazzi, è gratuito, a me fa soltanto piacere, per voi è solo ed esclusivamente un click, quindi aiutatemi e iscrivetevi al mio canale. Per chi invece è già iscritto, ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le live che escono sul canale. Finalmente sono usciti nuovi aggiornamenti trimestrali che riguardano Diablo 4. Sul sito ufficiale si legge che gli sviluppatori hanno ascoltato e seguito molte delle discussioni in merito a questo nuovo capitolo e che, incoraggiati da ciò, hanno messo la quinta ai lavori che riguardano proprio il titolo in uscita Blizzard. Quindi questo è in realtà una metà del video perché le novità uscite sono parecchie e coprono parecchi elementi del gioco e vorrei io stesso fare dei video dove si capisca già di cui si parla e soprattutto non fare dei video di 20 minuti che tanto non li guardate, lo so che arrivate a 4-5 ed è già buona. Quindi questa è la metà del video, la prossima uscirà domenica. Non voglio ovviamente parlare dei precedenti blog, quindi vi lascio il blog di aggiornamento linkato qua sotto al video. Se vi interessa andatelo a leggere e iniziamo subito con ciò che è stato mostrato. Ovviamente questa non è la versione definitiva, ma quella che fino ad ora hanno sviluppato e conoscendo Blizzard cambierà prima della release del gioco. Quindi tutto quello che vedete e sentirete è semplicemente una preview di quello che sarà il gioco in sé. Parliamo del nuovo sistema di abilità. Ciò che hanno mostrato sono parecchie importanti modifiche ai sistemi di abilità e talenti di Diablo 4, mostrati in realtà fino ad ora. Gli sviluppatori hanno letto i commenti della community e concordato con molti commenti e quindi hanno deciso di mettere maggiore profondità a questo sistema. Ma essendo anche un sistema di abilità molto semplice, quello creato fino ad ora, queste due cose andavano in contrasto, così che è stato creato tutto un nuovo albero delle abilità che ora vi posso mostrare sullo schermo. Come si può vedere da questa immagine, è letteralmente un albero delle abilità attive e passive. La sezione abilità superiore, quindi quella che vedete in alto, è dove si spenderanno i punti abilità che guadagneremo salendo di livello. Qui sblocchi nuove abilità, sblocchi funzionalità aggiuntive per queste abilità e sblocchi punti passivi che puoi spendere nella sezione passiva inferiore dell'albero. L'albero delle abilità che vedi è costituito da molti nodi specifici, un esempio dei quali li vedete ora sullo schermo. Se immaginiamo che ogni singolo nodo di quell'enorme albero delle abilità influenzi abilità diverse in modi diversi, il percorso che decideremo di intraprendere determinerà grandi aumenti di potenza e scelte soprattutto di stile di gioco. Questo è sicuramente il primo e vero step di differenziamento di questo Diablo con i precedenti, in quanto la progressione e lo stile di gioco di una singola persona potrà essere finalmente diverso. Mentre negli attuali Diablo si tende a percorrere tutte poche strade di una determinata classe, ignorando praticamente il 90% di quello che quella classe in realtà può fare. Continuando, la parte passiva di questo albero è dove si troveranno gli aggiornamenti più generali per il proprio personaggio. Questi effetti non sono specifici per abilità particolari, pertanto l'albero delle abilità avrà un buon mix di tutti i tipi di scelte diverse che i giocatori ovviamente potranno fare a loro scelta. Un'ultima cosa che è bene sottolineare è che attualmente i giocatori non saranno in grado di acquisire tutti i nodi dell'albero delle abilità, quindi non saranno tutti sbloccabili. Ma al momento gli sviluppatori puntano, diciamo, a far riempire il 30-40% dei nodi per l'endgame, quindi neanche si arriverà alla metà. Tutto questo viene fatto in modo che i giocatori possano avere, ovviamente, modi distinti, molto distinti e diversi di costruire il proprio personaggio. Bene, questa era la prima parte che riguarda il blog di aggiornamento trimestrale. Domenica uscirà il secondo video che riguarderà il sistema di incantesimi degli stregoni e il sistema di progressione dell'endgame. Spero di avervi portato delle ottime notizie riguardanti Diablo 4 e ci rivediamo, o meglio, voi mi risentirete al prossimo video. GG a tutti quanti.